Bella a tutti ragazzi, saluto Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Altis Life. Come sempre siamo all'interno del nostro server, che vi ricordo si chiama Ita Altis Life Revolution. In descrizione ovviamente vi lascio tutti i link del caso, quindi il forum, il TS, l'IP del server, insomma tutto quanto per poter joinare con noi all'interno del server. E quest'oggi vediamo intanto un altro lavoro, ovvero diciamo la creazione e la vendita della birra, perché appunto all'interno del nostro server è possibile anche fare vari alcolici, quindi andare a farmare vari alcolici come ad esempio la vina, la birra e il vino, volevo dire, e dopodiché appunto andarli a vendere. Nel frattempo vi dico solo così giusto al volo un paio di cose di novità anche che sono state aggiunte all'interno del server. Come vedete c'è una nuova gang che si è aggiunta alla mafia russa, una gang ufficiale che si chiama The Crips, e appunto qua diciamo alla sinistra di Atira, un'altra gang al momento composta da 8 elementi mi sembra, quindi comunque anche questa adesso ovviamente è stata inserita come gang ufficiale in prova, e poi vediamo se insomma i ragazzi faranno un buon RP e tutto quanto diventerà una gang ufficiale a tutti gli effetti, e poi verrà anche inserita nel forum con una loro sezione ovviamente dedicata. Faremo un canale TS, insomma tutto quello che giustamente ha anche la mafia russa verrà poi riproposta per questa prima gang ufficiale. Dico prima perché ragazzi, se appunto joinate all'interno del server come civili e vi create diciamo la vostra gang con insomma un po' di persone all'interno, anche appunto 6 o 7 insomma persone all'interno sono più che sufficienti, ci scrivete poi sul forum appunto richiedendo di diventare una gang ufficiale. Noi naturalmente, se c'è la possibilità, se c'è il posto, vi inseriamo anche in mappa e appunto diventerete gang ufficiale in prova, dopodiché poi se tutto va insomma come sempre si spera, poi diventerete gang diciamo definitiva a tutti gli effetti. Allora, altra cosa che abbiamo fatto, vabbè, abbiamo corretto il prezzo di vendita della hatchback sportiva, perché per i civili aveva una cifra allucinante tipo sopra i 5 milioni, adesso è stata portata a 450 mila, poi dipende un po' a seconda di come gira l'economia, comunque più o meno il prezzo si aggira intorno a quella cifra, ed è stato abbassato tantissimo il costo del ritiro dei veicoli, perché all'interno del server appunto quando voi posizionate un veicolo all'interno di uno dei garage presenti sulla mappa, quando poi lo andate a riprendere, siccome il garage non è ovviamente vostro ma è uno di quelli diciamo presenti, avete un costo di ritiro. Prima questo costo di ritiro era veramente altissimo, adesso l'abbiamo abbassato notevolmente, l'abbiamo lasciato un minimo che va mi sembra dai 100 dollari ai forse 250 per le macchine, 500 mi pare per i camion, e poi arriva fino agli 800 invece per i velivoli, per gli elicotteri e queste cose qua. Il costo di ritiro comunque l'abbiamo lasciato perché nel momento in cui voi andate a mettere un veicolo nel garage e questo veicolo magari è guasto, avete una gomma rotta piuttosto che siete quasi a secco di benzina e tutto quanto, quando poi lo ritirate comunque il veicolo diciamo ritorna come nuovo, quindi sinceramente ci sembrava piuttosto RP anche il fatto di avere comunque un minimo almeno di costo per diciamo la manutenzione stessa del veicolo, e quindi non portarlo a zero e non lasciarlo diciamo gratuito, insomma minimo, tanto il veicolo viene ridato appunto col pieno di benzina con eventuali danni riparati e quant'altro, quindi insomma 250 dollari ci sembrava giusto, anche perché 250 dollari è peraltro il prezzo del kit di riparazione, quindi alla fine se il veicolo è rotto e magari a metà serbatoio di benzina pieno, diciamo la riparazione la pagate poi appunto con il ritiro, con i 250 dollari, mentre invece alla fine la benzina vi fa il pieno gratis, quindi insomma comunque sempre un minimo di guadagno c'è. Secondo me la cosa comunque risulta essere infatti un pochettino più RP. Devo provare, ma sono abbastanza sicuro che invece acquistando un garage, perché comunque all'interno del gioco potete anche acquistare tutti i garage che vedete diciamo in giro, ovviamente comprando prima la licenza per il possesso della casa, se avete invece il vostro garage il ritiro dovrebbe essere gratuito, comunque questo naturalmente lo andremo a verificare.
Detto questo, ah, ecco, e poi come vedete, ragazzi, in alto a destra abbiamo completamente tolto, perché era una cosa davvero piuttosto fastidiosa, la barra della fatica. Quindi vedete che io adesso posso correre tranquillamente, ma abbiamo eliminato la barra della fatica proprio di arma, che c'è anche nel, diciamo, una versione classica, anche in single player del gioco, perché effettivamente dopo tre passi il nostro personaggio era stanco, non camminava più, quindi era veramente, veramente una menata. Allora, noi adesso siamo qua per farci la nostra birra. Siamo, come vedete, al campo di Luppolo. Dopodiché dobbiamo prendere il lievito. Ecco qua, ragazzi, chiedo scusa, c'è un piccolo errore mio di traduzione. Il campo di grano in realtà è un campo di lievito, nel senso dove andate a prendere comunque il lievito. Poi, diciamo, la traduzione letterale veniva appunto fuori campo di grano, però in realtà si acquista appunto il lievito, perché noi per fare la birra abbiamo bisogno del luppolo e del lievito. Quindi prendiamo queste due cose, io adesso queste le metto tutte quante nell'inventario. Come vedete ho preso un pick-up, adesso vediamo, no, ok, tutto non ci sta, iniziamo a depositarne, ok, una ventina, vediamo se altri 10 me li fa buttare dentro, sì, siamo a 90 di carico. Ok, ne ho messi dentro 33, 12 me li tengo, adesso lo spazio rimanente nello zaino lo tengo appunto per il lievito. Rispetto appunto, vabbè, io adesso ho preso il pick-up che comunque tiene anche poco perché rispetto all'elicottero teneva 90, non so se vi ricordate con il rame, mentre invece il fuoristrada, il pick-up ne tiene 100, quindi in realtà tiene solo 10 in più. Però vabbè, comunque insomma, giusto per farvi vedere anche, diciamo, il farming con la macchina. Va bene, adesso vabbè, qua vi taglio ovviamente il viaggio perché sennò diventa un video eccessivamente lungo e ci vediamo tra pochissimo al campo di lievito. Ok, allora andiamo di qua perché ho un po' superato il punto, ragazzi, ma dovrei comunque riuscire. Se non mi incarto, perché avendo il fuoristrada ho detto facciamo il figo, andiamo qua su questa collinetta. Ok. Vabbè, comunque era sempre qua, quindi in teoria me lo dovrebbe raccogliere. Ok, sì, adesso qua lo raccoglie. Probabilmente dove mi ero messo prima non ce n'era. Aspettate che... Bene che rinfodero l'arma, se no tutte le volte la tira fuori. Ok, vedete che ho preso 5 di lievito. Ok, facciamo così. Ci spostiamo un po', ne prendiamo ancora. Quindi vediamo di riempire completamente l'inventario con il nostro lievito. Qua ne sta prendendo ancora. Ok. E tra l'altro adesso vi faccio anche vedere, perché noi facendo così, diciamo, abbiamo appunto la birra fermentata che possiamo, diciamo, vendere. Questa non la possiamo bere noi, però noi possiamo bere anche degli altri alcolici, la birra, diciamo, normale, che sarà venduta poi dove andremo anche a vendere la nostra birra fermentata, e avrà ovviamente anche degli effetti visivi, diciamo, di ubriachezza, soprattutto se ne beviamo più di una. E tra l'altro, ragazzi, qua appunto in questo server, quando vi ferma la polizia, vi può fare anche il controllo dell'etilometro. Quindi, se io bevo e mi metto alla guida e mi ferma la polizia e mi fa un controllo, mi può anche trovare, diciamo, ubriaco che supero i limiti. Chiaramente lì dipende quante birre, quanto vino si beve, quanti liquori, perché ci sono anche i liquori. E insomma, in base a quanto si beve, chiaramente se sono fuori i limiti, mi può anche appunto ritirare la patente e farmi una gran bella multa, quindi occhio anche appunto a bere insomma alcolici, perché creano un effetto che può essere dannoso, insomma, come nella realtà, soprattutto quando poi si va alla guida. Ok, ho riempito l'inventario anche con il lievito e adesso quindi abbiamo fatto, vedete qua, i due campi, luppolo e grano. E adesso dobbiamo andare, dov'era che l'ho visto prima? No, non era di qua. Allora, processo birra, ecco, ce l'avevo qua, non lo vedevo. Ok, intanto mettiamo il punto un po' meglio dato che c'è anche la strada, anzi ce lo mettiamo qua così arrivo davanti. Ok, quindi adesso vado verso il punto che qua è 1,6 km, quindi neanche tanto lontano, e ci rivediamo fra pochissimo. Ok, ecco qua l'NPC, il tipo... Oh, frena, frena, frena. Lo investo. Ok, spegniamo il motore, scendiamo, chiudiamo
chiudiamo giusto per... che palle, sbaglio il tasto. Ok. E iniziamo ad andare a fare la nostra birra. Io qua, vabbè, avevo già preso, prima di fare questo, la licenza, l'avevo già acquistata, che è appunto questa qua per... diciamo per i distillati. Quindi andiamo a fare subito su processo e vedete che inizia il processo della nostra birra, anche perché io già avevo comunque sia luppolo che lievito. Poi chiaramente adesso andrò anche a recuperare il restante luppolo, mi sembra che ho nel furgone, e così vediamo quanta birra ci viene fuori. Vabbè, ho ricevuto il mio solito stipendio, ecco, tra l'altro anche questo abbiamo abbassato a 5 minuti, prima era 10, l'avevamo già abbassato inizialmente. 33 di birra fermentata addirittura. Quindi, però non vorrei che qua sì, non me la dà perché ho l'inventario pieno. Allora facciamo una cosa, scusate, che tanto questa la rimuoviamo che non mi serve, la razione militare anche. Ah no, eccola qua, birra fermentata, eccola qua, ne ho 25, mi sa che un po' me la son persa perché avevo già l'inventario pieno. Ho fatto io la cazzata di non controllare. Ok, ah scusate, allora, no, devo prendere, allora prendiamo, mi sa, non riesco neanche uno. No, ok. Allora, vabbè, niente ragazzi, butto via il piccone, che tanto comunque per il momento non mi serve, al massimo poi lo ricompro, perché se no... Ecco, lasciatevi sempre un po' di spazio, se no appunto fate come faccio io e non riuscite a fare nulla. Ok, però tra l'altro io mi sa che sono rimasto solo con il luppolo, quindi... Non so tra l'altro se me ne fa processare ancora. No, infatti no. Sì, no, in realtà quindi appunto sono rimasto con del luppolo in più, perché ho finito appunto il lievito, che peraltro qua nel furgone non ho. Quindi sì, dovevo raccoglierlo in modo effettivamente più intelligente. Ok, qua ho pieno, quindi me ne rimane. Vediamo se adesso riesco a prenderla. Ok, va bene, questo lo lasciamo nella macchina. E sì, perché li ho presi un po' a cacchio. In realtà ovviamente dobbiamo fare delle quantità comunque più o meno simili, sia di lupolo che di lievito, in modo che vengano fuori, diciamo, la stessa quantità di birra. In realtà ne avevo farmate 33, me ne date solo 25, perché appunto non mi ci stavano nell'inventario. Vabbè, comunque, insomma, poco male. Tanto questo è giusto per farvi vedere. E adesso dobbiamo andare qua alla vendita di alcolici per appunto occuparci della vendita di queste birre. Quindi ovviamente vi risparmio il viaggio, che sono 11 km, ci ribecchiamo fra pochissimo. Allora, siamo arrivati dalla nostra vendita di alcolici. Sì, ok, c'è lì il tipo, perfetto. Ok, quindi scendiamo, chiudiamo, allora tiriamo via l'arma che tanto non ci serve. Ok, allora ecco qua il negozio. Adesso un attimino che carica, eccolo qua. Vedete che abbiamo il whisky in bottiglia, la birra in bottiglia, che è quella che possiamo bere, il whisky distillato e la birra fermentata, che è quella che andremo a vendere noi. Quindi ne selezioniamo tutte 25, vendiamo e abbiamo fatto 13.750. Quindi insomma, come vedete, anche la birra comunque è diciamo buona come farm da fare. Ok, aspettate che compro giusto, me l'ha data? Sì, ok, volevo prendere un paio di birre così da berle e farvi vedere insomma gli effetti poco... Ok, compriamo ancora una, va bene. Allora, USA, vedete che già il bordo dello schermo inizia ad essere sfocato, vedete? E quindi questi sono un po' gli effetti
della birra. Proviamo a berci anche magari una cosa di whisky, vediamo che intruglio facciamo se riusciamo a prenderci una bella sbornia. Whisky in bottiglia, va bene, dai, compriamolo. Ok, facciamo USA. E quindi adesso vedete che mi dice tra l'altro che sono mezzo ubriaco. Guardate che inizia a ballare la visuale. Vedete? Non è che la sto muovendo io, traballa da sola. Quindi sto iniziando appunto a insomma, sentire gli effetti dell'alcol. E chiaramente in questo caso, se mi dovesse fermare la polizia, risulto insomma mezzo ubriaco. Guardate come traballa tutto. E quindi ovviamente mi può dare appunto la multa, mi può. Insomma, può sequestrare la patente e tutto quanto, quindi effettivamente anche guidare così che traballa è un bel casino. Ok, stiamo per coi piedi per terra, mi sa che è meglio. Chiudilo. Ok, e niente ragazzi, quindi come avete visto anche questa, insomma, quest'altra attività della birra è molto interessante. Ovviamente vi consiglio di sempre quando farmate di utilizzare mezzi magari di camion un pochettino più grossi, perché come vedete qua comunque vi ci sta poco. Poi adesso vabbè, l'ho fatta un po' alla cacchio perché vedete mi è avanzato 12 di luppolo che adesso rimuoviamo, tanto non mi servono. E quindi l'ho fatta un po' così. Ovviamente, insomma, ragionata, fatta per bene, comunque anche questa è un'attività che fa guadagnare comunque parecchio. Quindi, ragazzi, che dire? Come sempre, mi raccomando, noi vi aspettiamo numerosissimi all'interno del server. Joinate, mi raccomando, guardate il forum, vedete un po' tutte le varie novità, tutto quello che c'è da vedere. Se volete venirci anche a trovare in TS, naturalmente, anche per questo il link in descrizione. E a questo punto vi saluto da Altis Life Revolution. È tutto, ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!